Vogliamo cominciare? Quasi 2 anni fa, esattamente la sera del 22 novembre, la polizia di San Francisco ricevette una telefonata anonima che li portò a indagare su ciò che si dimostrò essere un caso di omicidio plurimo. Furono trovati 4 cadaveri e lei, priva di sensi... Sì, sappiamo tutti in che stato mi trovavo. Priva di sensi, sdraiata su un tavolo operatorio. Si scoprì così che lei era a capo di una clinica chirurgica che operava in nero e in modo illegale, dove lei ha effettuato... Interventi illegali pagati in nero su persone sfortunate che avevano estremo bisogno di assistenza medica, ma non erano in grado di sopportarne gli elevati costi. Una pistola scarica fu trovata in mano al suo assistente, Albert Becker. La pistola apparteneva a Frank Kitchen. E le prove balistiche sulla... pistola di Becker hanno mostrato che i proiettili estratti dalle salme corrispondevano a quello nel suo torace. Lei venne arrestata, accusata di molteplici reati, ma dichiarata mentalmente incapace di affrontare il processo. Una colossale balla. Il giudice deliberò pertanto che venissero effettuate periodiche valutazioni sul suo stato mentale e che se e quando avesse ripreso piena conoscenza delle sue facoltà, fosse rinviata in custodia cautelare al procuratore distrettuale della città di San Francisco e quindi processata. Si sente più sollevato, ora che si è finalmente tolto questo peso dallo stomaco. Bene, per cominciare, mi interesserebbe sapere di più sul suo rapporto e sul suo coinvolgimento con suo fratello, Sebastian. Eravamo molto legati. Era veramente una persona speciale.